Buongiorno ragazzi, in questo video vi mostro cosa mangio in un giorno dopo aver finito i miei 90 giorni di definizione scientifica. Let's go! E per quanto al 90% una persona dovrebbe scegliere e trovare la dieta che per lui è sostenibile, se verso la fine della definizione, nelle ultime 1-2 settimane, si fanno degli approcci particolarmente intensi, ad esempio la Hell Week e la Peak Week che ho fatto, che potete andare a vedere negli ultimi due video, allora a quel punto penso sia super normale lasciarci 3-4 giorni dopo la fine della definizione, che uno può mangiare in modo più rilassato, no? Almeno il giorno stesso, il giorno dopo. Io solitamente dico sempre: fai il cheat day, mangia i cibi che vuoi. Quindi oggi voglio farvi vedere esattamente quello che mangio, non mi limito, non mi restringo, vi faccio vedere normalmente le scelte di cibo che faccio nei giorni post definizione. Per prima cosa vediamo un po' quanto peso. 72.7, più o meno un chilo rispetto al mio low weigh-in. Allora, primo stop, regà, come si può non andare a prendere un cappuccino scremato. Il cappuccino è uno di quei piccoli sfizi che mi faccio veramente sempre. Ragazzi, mezzogiorno e 10, non faccio un pasto grande, faccio un piccolo break. Una pesca, buonissime, regà, le pesche qua a Barcellona. Diciamo che d'inverno mangio mele, banane, soprattutto questi due frutti, e poi d'estate passo più albicocche e pesche. E poi accanto, per un po' di proteine, mi sto facendo questa protein bar al cookie dough di Foodspring. Come sempre potete usare il mio codice MuscoLVDFSG se volete fare un ordine e supportarmi e avere il 15% di sconto. Quindi questo è il piccolo snack, così che mangio qualcosa e poi continuo a lavorare. I can smell your perfume when you pull me close. Your breath against my neck just drives me wild. You look into my eyes asking me to stay and I will. Ragazzi, è finalmente arrivata l'ora del pranzo. Allora, qua ho due fettine di pollo fatte al forno con questa impanatura, del pane grattugiato e dell'uovo. Non li ho pesati, ma li traccio più o meno ad occhio. Facciamo che sono 150 grammi di pollo e 100 grammi di questa impanatura. Poi qua c'ho degli spinaci per un po' di micronutrienti. E poi accanto c'ho la pizza. Praticamente la base l'ho comprata, era solo la base. Poi ci ho aggiunto della passata. Non ci ho messo della mozzarella perché non voglio aggiungere dei grassi. E poi ci metto il limone. Invece di condire con olio o altre cose che sono più caloriche, metto limone e sale sia sugli spinaci che qua sulle cotolette. Ragazzi, sono tipo le 5, sono venuto qua da Sammy e mi sto facendo il pre-workout prima di allenarmi. Lo sapete già, uso questo Energy Aminos al maracuja, non per gli aminoacidi ma per la caffeina. E poi, dato che con Sammy abbiamo fatto un piccolo bet, praticamente vedrete nei prossimi video, però inizio una cosa molto molto che mi va, non mi va per niente bene, mi va un pochino contro a come sono io, quindi dico solo, oggi mi sparo un botto di caffeina, che magari nei prossimi giorni non ce l'avrò. E quindi sì, oggi sarà una giornata schiena e un pochino di braccia anche. Iniziamo con un pull verticale, delle trazioni, e poi passiamo a usare i cavi, che finalmente abbiamo accesso a un pull down, che anche a un seated row se vogliamo. Dopo 3 mesi che facevamo praticamente solo con pesi e corpo libero, direi che un po' di trazioni sono mancate. Oggi lo facciamo come primo movimento. Sammy non aveva niente in casa, noi stiamo uscendo a farci un piccolo giretto per Gracia, che veramente a Barcellona intorno a quest'ora è quando escono tutti a farsi una birretta al bar, ma io dovevo prendermi qualcosa post workout. Passato un attimo al supermercato, vi faccio vedere subito. You wanna know this well. Arrivati nella nostra piazza preferita, Plaza del Sol, e hanno appena aperto un nuovo baretto che fa un sacco di birre artigianali, e io dopo questo photoshoot ho bisogno di un pochino di birra. Ragazzi, prima di bermi la birra faccio veramente il mega addicted di palestra, però mi serve mangiare per far partire quella sintesi proteica. Mi sono andato a prendere due di questi yogurt skyr che hanno 14 grammi di proteine ciascuno, quindi un totale di 28 grammi di proteine. Se la gente si chiede cosa sto facendo, gli dico sì, per far partire la sintesi proteica. È strano, perché penso di non aver mai fatto una cosa così. Lasciateci un like solo per la dedizione, eh. The savior, la mia birra, grazie mille bro. Ora bisogna aprirla. Sammy mago. Bella. Ragazzi, aspettavo questo momento da troppo tempo. Giulio ubriaco. Già ubriaco, ma sicuro dopo questa con una, sicuro è già ubriaco. Ragazzi, stiamo a fare una mega pizza, queste qua enormi. Prendiamo per portar via.
sono tipo 8 slices veramente. Vabbè, vi faccio vedere. Stile americano, però la pizza è italiana. Però guarda quanto è grossa. Pazzesca. Ragazzi, siamo arrivati a casa ed è ancora calda. Guardate, cioè, metto la mia mano a confronto. Questa è veramente una mega pizza, cavolo. Guardate che bomba. Non mangio pizza da quanto tempo, Sammy? Non ho mai mangiato da Dubai, no? No. Almeno 3 mesi che non mangio pizza. Minimo 3 mesi. Con la dieta flessibile, equilibrio. Colpite le calorie, colpite le proteine. Però potete farci rientrare anche queste cose. Soprattutto adesso, dopo il photoshoot, sono un po' più tranquillo. Mi godo un po' la vita. Ok ragazzi, sono appena rientrato a casa. Mi sto facendo un paio di fette di anguria per finire con i miei micronutrienti della giornata. Una cosa che mi piace tantissimo di questi video è quando arriviamo alla fine e posso fare il final shot solamente io e veramente pochi di voi, e lo apprezzo tantissimo. È una cosa che magari anche voi non riuscite a realizzare, nemmeno io, però prima di andare a dormire, semplicemente fare una clip dei miei pensieri, di quello che mi sta in testa, è praticamente come se stessi facendo un diario, solo che so che ci stanno alcuni di voi che possono vedere, magari tipo, non lo so, prendete spunto da qualcosa che dico. E volevo solamente fare un aggiornamento su Kaizen. Se avete seguito la definizione scientifica sapete che praticamente negli ultimi 3-4 mesi sono stato veramente un sacco preso dal creare la prima, diciamo, linea di abbigliamento che volevo fare per me, che era Kaizen Atletica, e ci sarà praticamente, volevo fare il primo lancio e stiamo lanciando la drop shoulder t-shirt. E la cosa bellissima è che ho ricevuto notizia proprio ieri o l'altro ieri che mi arriveranno le magliette finali, quindi potremo fare il lancio. Mi arriveranno, dovrebbero arrivare la settimana prossima, poi sperando che con le dogane, tutte queste cose qua, le tasse e altro non ci siano problemi, mi dovrebbero arrivare settimana prossima. Di conseguenza possiamo fare il lancio ufficiale di Kaizen, il primo drop, entro fine giugno. Non so una data precisa, vi consiglio veramente di seguire la pagina Instagram Kaizen Atletica, oppure ancora meglio andate sul sito. Vedrete che ci sta un countdown, il countdown verrà aggiornato, se voi lasciate l'email riceverete uno sconto del 15% e in più invierò un'email così che avrete accesso prioritario rispetto a tutti gli altri, quindi prima del lancio avrete accesso prioritario solamente se avete lasciato la vostra email, così che vi posso appunto aggiornare quando il sito è live e potrete entrare con una password e acquistare in tutta tranquillità. E niente, veramente non vedo l'ora, è tipo... è una cosa così importante per me che è da così tanto tempo che voglio fare, e tipo ci ho messo così tanto effort, abbiamo fatto 3-4 sample diversi, ho messo un bel po' di soldi, tipo io spero veramente che sia un successo ovviamente, ma non vedo l'ora tipo di vedere alcuni di voi indossare delle cose di Kaizen e rappresentare veramente il brand, che è questo change for the better, miglioramento continuo, proviamo sempre a progredire ogni singolo giorno in tutte le aree della nostra vita. Questa alla fine è la grossa filosofia, è veramente... io non vedo l'ora, non vedo proprio l'ora, ed è anche un data point, sarò completamente sincero con voi, un data point che non so esattamente cosa aspettarmi, non so, ovviamente quello che vorrei è che faccia tutto sold out, ma non lo so, perché non l'ho mai fatto prima, veramente così, quindi non so esattamente se sarà tutto sold out in un'ora, oppure in un giorno, oppure non faccio sold out e anzi fallisce miseramente, e se è così ve lo farò sapere alla fine, siete su questo percorso con me. E non lo so, è interessante, c'ho già adesso l'adrenalina, non vedo l'ora che quando ci arrivano filmeremo i vari content, un po' per promuovere, un po' di marketing, e sperando appunto di fare il lancio fine giugno. Ma per restare aggiornati, se siete interessati andate sul sito e andate a seguire la pagina Instagram. Questo è tutto per oggi, io spero vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto lasciateci un like, ci mettete 2 secondi, non ci pensate nemmeno, lasciateci un like, mi fa veramente un sacco piacere, e un commento se volete, e niente, fate questa cosa con Kaizen se siete interessati, e ti ringrazio per la visualizzazione, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao. You wanna know this well.